E così siamo arrivati alla fine. Quindi abbiamo ora fatto la seconda raccolta in fascio, ora dobbiamo togliere un po' di fili, calcolando che sono praticamente quasi tutti già bloccati, possiamo benissimo utilizziamo intanto lo stesso filo per fare dei nodi chiacchierino. Quindi io posso farli sia in un modo che nell'altro, quindi sia in questa maniera, uno, due, e da dietro tolgo uno dei fili, lo tolgo proprio, ne devono rimanere soltanto tre, uno, poi altro nodo. E tolgo un altro filo dal basso, da dietro. Cerco di farti capitare tutti nella stessa identica posizione. Quindi i quattro sopra e i quattro sotto. Perfetto. E tolgo un altro dei fili. Sopra e sotto, un altro dei fili, cerchiamo di ancora. Poi questi andranno tutti tagliati a filo e all'occorrenza anche bruciacchiati, anche se a me non piace molto, però bisogna farlo. Siamo arrivati quasi al termine. Togliamo ancora altri due fili. Questo è l'ultimo che tolgo e sono rimasta con tre fili. A questo punto non mi rimane altro che fare la treccia. Una treccia a tre della lunghezza che voglio. Posso terminare proprio alla fine, quando c'è l'ultimo filo più corto. Oppure alla fine lavorarlo, farci una chiusura un po' particolare, sempre macramè. Comunque volevo dire che questa soluzione della raccolta in fascio è una cosa eccezionale. Cioè io la prima collana che ho fatto da Tubicino l'ho fatta perché avevo scoperto, avevo capito come si faceva, ho capito, avevo imparato dalla grande Lazzari come si faceva la raccolta in fascio, cioè, ho imparato praticamente il pezzo Margherite in qualche maniera, non l'ho mai usato completamente, ma ho usato parti di questa tecnica per le mie diavolerie, come so dire. E veramente sono gratissima, altrimenti veramente molte delle mie diavolerie non ci sarebbero. Devo ringraziarla da qui all'eternità, insomma. Ecco fatto. Allora, continuo a fare la treccia fino a che voglio, insomma, fino a che gira il collo oppure scende anche dietro al collo. Solitamente la chiudo con un nodo puncetto.
quasi fatta. Vedete, per non avere sempre troppo corti, troppo lunghi i fili, mi aggancio agli spilli che ho. Bene, quasi fatto, è abbastanza lunga. Adesso andiamo a tagliare e poi consideriamo concluso questa nuova esperienza. Ancora finiamo. Eccoci. A questo punto faccio un nodo punceto sopra, nodo chiacchierino, sotto nodo punceto. Quindi sopra un mezzo nodo, se io vado oltre diventa un nodo punceto. Eccolo qua. Quindi così, poi scendo, vado oltre, ecco i miei tre nodi. Dopodiché posso andare ed eventualmente il blu secchiare, che non mi piace, ma insomma va fatto, è una cosa che va fatta. Basta farlo con un po' di bravura, diciamo. Ok, tolgo questa parte qua, faccio vedere dietro, vedete? Questi possono essere tagliati, magari leggermente tirati, ma tagliati proprio a filo, cercando di non tagliare anche i fili che sono sotto, quelli dei nodi. Allora, qui bisogna evitare di bruciare, perché questa parte va attaccata al collo, quindi potrebbe dare fastidio. O comunque, se deve essere per forza bruciato, che vada fatto in modo soave, cioè morbido, come dico io. Non deve pungere in nessuna maniera. Ecco fatto, vedete? Dietro quasi quasi non si vede, ma se io do una piccola, ecco, piccolissima bruciatura, poi in questa maniera non dovrebbe risultare in nessuna maniera duro, quindi pungere. Ok, fatto, vedete come è venuto. Eccoci qua. Questa è la mezza parte. Abbiamo quasi finito. Allora, siccome i fili sono abbastanza lunghi, questa volta la treccetta, alla fine della treccetta faccio un altro tipo di lavorazione. Quindi abbiamo detto mezzo nodo da sopra, se io lo trasporto sotto ai fili diventa un puncetto. Quindi rifaccio la stessa cosa. Faccio mezzo nodo sopra, arrivo sotto all'altro nodo e diventa puncetto. Da questo momento in poi io posso anche lavorare tranquillamente, fare una piccola chiusura a macramè, ma proprio piccola piccola, tanto per non far finire il tutto così. Rifaccio di nuovo, quindi. Ma ci potete fare quello che volete, metterci una perlina o come volete, insomma, come vi pare. Ecco, facciamo tre volte, tanto per non averlo così nudo, la treccetta nuda, e poi raccogliamo in fascio e chiudiamo. Oppure si può fare un tortiglione, insomma quello che volete. Era piccola raccolta in fascio e si chiude sempre con una puncetta
prima un doppio mezzo nodo, poi sopra mezzo nodo, sotto diventa un cerchio e via. Ancora sopra mezzo nodo e sotto un cerchio. Via. Si può tagliare adesso tutto. Si sbruciacchia un po'. Lo sbruciacchiamo un pochino come abbiamo fatto prima. Vedete, è un piccolissimo. Ok, stessa identica cosa. Anche qui tagliamo. Andiamo a tagliare questi fili che sono lunghi, oggettivamente sono abbastanza lunghi, ma tanto i fili del macramè non si, i fili non si buttano mai, si riusano sempre. Quindi faccio così, mi blocco in modo che posso tagliare questi agio. Abbiamo finito, ho finito di fare la collana. Adesso faccio vedere. Ecco dietro, bella, bella pulita. Vedete? Eccola. Non è bella anche dietro? No, una sbruciacchiata veloce. Ecco la collana con colori differenti. Questo è uno. Questa è la seconda e questa è la prima in assoluto che è stata fatta diversi anni fa. Vi auguro buon lavoro, alla prossima!